ovviamente sono situazioni diverse, una per tutte, quella era una nave della Marina Militare, questa è una nave che prende a bordo dei naufraghi in mare aperto a seguito di un naufragio conclamato. È una situazione ancora in divenire, sono passati pochi giorni alla permanenza qui, non siamo in un porto, la nave è alla fonda, chiaramente questa, dico, la situazione presenta delle diversità, delle analogie ovviamente, ma delle diversità. Lì la situazione di stallo si è protratta per un tempo sicuramente ben maggiore a quello che oggi stiamo analizzando, fra l'altro veniva già da più porti di attracco, dico, quindi Catania era il secondo, non era il primo. Quindi oggi è un altro, è un giorno, dico, in cui valuteremo quello che accade. Mi fai una domanda, dico, anche qui, non voglio, ci sono navi che stanno alla fonda anche settimane, ma chiaramente sono equipaggi, navi strutturate ed equipaggi attrezzati per questo. Sono 47 navi. Perché ci sono volte il personale marittimo sta anche settimane in queste condizioni. Però dico, quindi, siccome lei mi chiede quanti giorni possono stare, sono considerazioni che vanno valutate caso per caso e momento per momento, giornata per giornata.